Oggi sono 100 anni che il viale ci chiama Maria Ceccarini. Quindi la famiglia Cenese ha sentito il desiderio di ricordare questa benefattrice con un qualcosa che rimanesse nel tempo. Quindi qual è opera migliore di una statua in bronzo realizzata da un grande artista? Io sono una riccionese, sono un'insegnante di scuola dell'infanzia e ho il grande onore di fare il mio lavoro all'interno della scuola Ceccarini edificata da Maria Ceccarini 120 anni fa. Questo per me è un grande onore. Dal 2000 sono anche presidente di un ente che gestisce i fondi pubblici lasciati da Maria Ceccarini in un ente che si chiama IPAB, Istituto di Pubblica Assistenza e Beneficenza, perché lei era una donna moderna, non faceva carità, era una donna che forniva dei servizi e lei ha lasciato nel suo lascito testamentario pubblico, che è gestito da quest'ente, tanti beni che rivalutati nel tempo è stato possibile, ad esempio, nel 2009 costruire un asilo nido intercomunale che serve i 4 comuni che adesso sono comuni, prima erano le 7 sorelle, le parrocchie, beneficate sempre da Maria Ceccarini. E nell'ottica di questa sua grande munificenza, l'IPAB Maria Ceccarini ha sposato il progetto proposto da Famia Arcionesa proprio in maniera totale, perché abbiamo voluto contribuire all'edificazione di questo monumento non solo alla donna, ma al simbolo, al fatto che una donna di tempi così lontani sia un esempio così moderno, mettersi al servizio degli altri, spendersi per gli altri, fare delle proprie possibilità. Lei diceva: ho di che m'avanza, è mio dovere di dare a chi non ne ha. Aggiungo, quando siamo andati dallo scultore Lucchi, la Marina si è permessa di dare dei suggerimenti per fare un abbellimento della Maria Ceccarini dal punto di vista femminile. Diciamo che ti sei innamorata subito, sì, della questa statua. Ma soprattutto ho detto all'artista, allo scultore: guardi maestro, Maria Ceccarini fisicamente non era così graziosa. E lui mi ha risposto: signora, lei crede che Giulio Cesare fosse così bello come lo rappresentano negli busti marmorei? Per cui... Ma, che dire, è arrivato il momento, è un bel momento, emozionante, una bella cornice. Riccione si raccoglie, questo era uno degli obiettivi. Quindi, grazie Babbo. Grazie a tutta la famiglia Arcionese che ha creduto in questa iniziativa e ci ha messo appunto nelle condizioni di mettere un'altra perla nella nostra città, perché vedete, nella nostra vita, ma non solo nella nostra vita, in quella di chi verrà, si vive e si testimonia, e si testimoniano anche i passaggi con dei simboli. In fondo sono quelli, no? Che ci tengono fermi anche alcuni valori e anche alcuni riferimenti. E ricorderemo l'11 di novembre, quando inaugureremo la rotatoria davanti all'ospedale, con i 120 anni anche dell'ospedale. Ecco, sono momenti, punti fondamentali del nostro percorso, della nostra storia, ma anche della nostra identità. Di una città che ha scelto il turismo e oggi più che mai modello fondamentale e importante del futuro nostro, ma anche delle nuove generazioni. Ha scelto la qualità, e qualità anche nella scelta dell'artista e dell'opera che viene fra poco scoperta, e vuole un futuro che non sia un futuro nostalgico, ma proprio dalle tradizioni, dai valori, costruire con l'innovazione e con la modernità che Riccione ha sempre saputo esprimere, ecco, una prospettiva e un modello, perché no, un modello insomma, di una comunità che si sa tenere insieme e sa costruire per sé e per coloro che verranno domani, insomma, un futuro e un futuro migliore. Ecco, io mi auguro che Riccione non perda, assolutamente non perda questi aspetti e questi elementi forti che ne hanno forgiato in tutti questi anni il carattere e ne hanno forgiato anche la sua forte identità. Grazie ancora a tutti e andiamo.
Rode.